Eccoci, buongiorno alle 6.05, domenica 13 dicembre. Meno 12 a Natale, ma soprattutto buona Santa Lucia. Sai che in molte parti d'Italia oggi è un giorno come Natale. Come no, viva i bimbi, viva i bimbi. Buongiorno, buongiorno, comincia Non Stop News a Roma, Luigi Santarelli, ciao. Buongiorno, buongiorno, animo, animo, le 6 e 6 minuti, cercavo i miei regali, non è arrivato niente. Ma perché tu festeggi Santa Lucia? Avete detto a Santa Lucia arrivano i regali, bambini. Ti mandiamo un pacchetto. Allora, Luigi, io capisco che insomma i limiti sono oggettivi, però a Roma non si festeggia. No, aspetta, forse qui sotto. No, non troverai nulla, anche perché bisognerebbe essere buoni. Questo vale, vale anche alla Befana e vale a Natale, capito? 02 25 15 15, i nostri telefoni sono aperti a vostra disposizione. La notte di Santa Lucia, se ne volete parlare, anche per il classico Barbara elenco delle città dove si festeggia. Abbiamo già litigato qualche giorno fa su questa cosa, perché poi non si riesce mai ad avere l'elenco completo delle città. Quindi si fa quello che si può. Ne citi una, il paese di fianco. A proposito, Bergamo, Verona, mi sembra. Sì, Verona un pochino, sì, Lodi, Piacenza, da quelle parti, il paese di fianco si offende. A proposito, non vi vedete diversa stamattina? Guardatemi un po', cambiato colore. Sì, ho notato, sei andata dall'estetista, ho visto subito. No, il colore è giallo. No, giallo dalla dietista. No, giallo, la Lombardia estetista. È gialla. No, quello è il cimurro. Soldi buttati via. Ragazzi, è un'altra roba. Però sei andata dall'estetista, stai bene. Ma sono gialla. Ragazzi, siamo pronti a partire. Vi aspettiamo. 02 25 15 15. Partiamo. House, la canzone di Ed Sheeran è stata l'ispirazione un po' per la sua carriera artistica che sta decollando, ma soprattutto per il suo nome, Casa di Lego, vittoria all'inedito che ha presentato all'ultima edizione di X Factor, di cui è la vincitrice. Stiamo parlando di Casa di Lego. Siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop News. Elisa, 17 anni, pensate, appena da Montorio al Vomano, provincia di Teramo, una ragazza che ha conquistato il palco di X Factor e ha conquistato il pubblico. Di dove? Di Montorio al Vomano. È tutto un Ebbe. È tutto un Ebbe. No, secondo me ci sono Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda Totò. Quando una Madonna e un puttino. Allora, il gaga. Essendo ad un livello decisamente superiore al vostro, al tuo, Fulvio Giuliani, parlo con te perché con la sala non mi permetterei, io non incappo nella provocazione. E quindi, comunque, facendomi scivolare tutto addosso, do il buongiorno a Felice, che è al telefono con noi. Felice, buongiorno. Poverino. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Felice. Io chiamo da un'altra RTL anche mia, da molti anni. Io chiamo da, io sono napoletano, però vivo ormai da più di 20 anni a Mantova, è uno di quei paesi in cui si festeggia Santa Lucia. Tra l'altro sono stato anche un periodo in Svizzera, là si festeggia il 6 San Nicolaus. Sì. Quindi che ha un rapporto diretto con Babbo Natale. Sono parenti, parenti come stretti. San Nicola è, diciamo, una delle ricorrenze in giro per il mondo più legate alle favole dei bambini, ai doni, eccetera, eccetera. Esatto. Oltre logicamente a Babbo Natale, l'Epifania, io ho conosciuto tre mondi diversi venendo dalla Campania. Diciamo, dove si festeggia, c'è la tradizione dei zampognari, poi c'è Babbo Natale, Epifania, sono stato in Svizzera, San Nicolaus, e adesso sono a Mantova. Ok, no, mi ha capito, però che cosa hai preso, visto che hai provato tutte queste tradizioni, c'è qualche cosa che ti porti dietro, che ne so, da Napoli, dalla tua esperienza napoletana, mi immagino qualche bella statuetta per il presepe. Guarda, in casa mia ho dei nipotini, la più grande c'ha 6 anni, e non ti nascondo che il giorno dell'Immacolata abbiamo fatto il presepe. In casa mia il presepe non manca mai, né l'albero di Natale, né il presepe. Bene. Ogni anno. No, ma bisogna farlo, Felice, anch'io ci dedico almeno una settimana ogni anno, ne faccio uno veramente complesso, e poi insomma le tue origini sono quelle che sono, insomma, sono tradizioni e vanno rispettate. Certo. Io non ti nascondo che mia moglie già sta impastando per le solite robe tradizionali. Tipo, per esempio?
Tipo che so, la pizza con le scaroli, gli stufoli, i coccocò, i mustacciuoli. Tutta roba di Mantova, tutta roba proprio mantovana. Sì, tutta roba mantovana. Però vedi, c'è un collegamento. Io e Barbara che abbiamo fatto gli studi alti all'unisono, prima quando abbiamo sentito Felice da Mantova, abbiamo ovviamente e inevitabilmente citato Virgilio, sì, Mantua me genuit. E Virgilio dove morì? Dove perì? Dove è sepolto? Non è sepolto. In realtà perì lungo la strada, lungo una via che porta verso le Puglie. È sepolto a Napoli. Vedi che tutto torna. Google. Dove è sepolto Virgilio? Ciao Felice, grazie. C'è bisogno di Google. Sveglia, sveglia, animo, vi aspettiamo. Dai, 02 25 15 15 Salvatore. Anche Salvatore. Meno, No, anche meno no. Dobbiamo fare le cose veloci. Stamattina abbiamo tanto da fare, le interviste, lo sport, le cose. Salvatore, ci sei? Sì, salve, buongiorno. RTL è principalmente anche mia. Come principalmente? Ma come principalmente? Vi ascolto tutte le mattine quando passo il confine con la Svizzera che vado a lavorare. Oh, un altro adesso che ha rapporti con la Svizzera, hai capito? L'unico modo, l'unico posto di lavoro è quella. sto andando a Bologna dalla mia ragazza, dopo un mese e mezzo finalmente siamo liberi. Quindi vado a passare una settimana di ferie con lei. Perché hai cambiato colore anche tu oggi, scusami? Sì, sono in Lombardia perché vivo in provincia di Varese. Quindi hai cambiato colore, quindi la prima cosa che fa l'italico maschio va a trovare la fidanzata. È romantico. Cosa dovrebbe fare? Più del digiuno, infatti, potè la fame. Direi, poveracci, un mese. Che cavolo. Scusa, Salvatore, oggi è 13. Sì. Tu hai detto che stai una settimana con la tua ragazza, quindi riparti il 20. Altrimenti non potresti. Sì, il 20, perché il 21 devo rientrare al lavoro. Quindi. Poi scatta il 21, ci riblinda tutti, quello è il Giuseppe, ci riblinda, non puoi più andare dalla tua fidanzata. Quindi sfogati in questi 7 giorni. In che senso? Ne approfitto. Sperandovi non sto ferma con le mani, sfogati. In che senso? No, nel senso, fate tante cose. Tipo? Che fate, Salvatore, di solito con la tua fidanzata? E lui non lo sa. Facciamo un po' di tutto. Inizialmente un po' di shopping, perché dobbiamo preparare i regali di Natale. La prima cosa è lo shopping. Benissimo, io te l'ho detto, poi, che questo mondo sta andando a rotto. Dobbiamo far girare l'economia. Effettivamente anch'io farei girare l'economia. Ma io sono interessato al dopo, Salvatore. Poi stamattina vado a preparare le arancine. Santa Lucia, le arancine non possono mancare. E poi li lanciamo e poi vediamo cosa decide la signora di fare. Ma vi capita mai, insomma, di... Chiedilo bene però, per congiungervi. Di perché adesso va di moda. Ma noi lo facciamo ogni settimana, perché visto che lei il sabato e la domenica non lavora, mi raggiunge lei da Bologna. Quando sono libero io la raggiungo, io quindi mi faccio. Vi vedete il sabato, fate le vostre cose, vi salutate, insomma. Ha fatto finta di non capire, Barbara, Salvatore. Ragazzi, basta, perché questa telefonata sta diventando hot e non comunque, va bene. Comunque l'economia gira, dai, l'economia gira, faremo sempre meno figli, ma l'economia gira. È da 15 anni che siamo insieme, ma ci dovevamo sposare. Scusami, allora abbiamo rimandato tutto. Quando è che le chiedi di sposarvi, Salvatore? Io l'ho già chiesto, l'anno scorso a gennaio a Madrid, ho organizzato una vacanzina gli ho dato l'anello, quindi dopo gennaio di questa, gennaio 2020 o del 2019? Gennaio 2020. Bravo! Poverino, che ne sapeva? Ma perché finalmente dopo 15 anni si è deciso a chiederle di sposarla. Pam, è arrivato il virus che ha bloccato tutto. Adesso è colpa di Salvatore. Andiamo a convivere, dai. Dai, vai, Salvatore. E buon Natale di cuore. Grazie anche a voi, auguroni. Dopo la convivenza ci sarà un terremoto, un altro disastro naturale, o no? Sì, guarda, è tutta colpa di Salvatore, che non le regali più niente, che non le proponga più nulla, perché secondo me è tutta colpa sua. Signori, attenzione, perché qui adesso ci mettono un po' di confusione, che allora ci dicono che San Nicola è Babbo Natale. In alcune tradizioni, sì. No, chiaria, o è parente o è lui. O è congiunto. Il Babbo Natale che conosciamo noi, lo sapete tutti, no? Perché è rosso. Perché è della Coca-Cola. Esatto. Quindi lì San Nicola, il poveraccio, c'entra poco. Ma è vestito di verde, San Nicola. Infatti, c'entra veramente poco. Però poi le tradizioni sono diverse. Titola Volente o Nolente, la nuova canzone di Luciano Ligabue con il featuring di Elisa Illiga, che è stato nostro ospite a The Flight proprio pochi giorni fa. Trovate l'intervista su rtl.it. Ci ha raccontato
intanto del suo nuovo album 7, la raccolta 77 più 7, di come il 7 sia un numero che in un modo o nell'altro poi nella sua vita tornasse sempre. E poi chissà, magari ciascuno di noi ha un proprio numero. Sì, è vero. Il mio tipo è il 100, perché do sempre il 100%. Bene, non avrai più di questo. Sono le 6:27 in questo istante. Fulvio ha perso le parole citando tra l'altro Ligabue. Grande pezzo, sì. Quello, ma ho perso le parole. 0225 15 15, telefoni aperti. Andiamo a chiacchierare con Osvaldo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Radio 102.5 è anche mia. Ma vieni, io Osvaldo. Non sono un grande ascoltatore, lo ascolto solo quando vado con la macchina. E allora dobbiamo salutarci, Osvaldo, mi dispiace. Io lavoro all'estero, quindi ecco. Vabbè, ma quando sei in macchina sei con noi, quindi va benissimo, ecco, Osvaldo, tranquillo. È un argomento di cui non è mai stato toccato l'argomento. Sì? Io sono un collezionista come tanti, faccio parte di una grande associazione di cui in Italia siamo 162.000, ed è l'Automoto Storico Italiano, dove reclamiamo che la motorizzazione non ci dà una documentazione, diciamo una targa, un qualcosa per poter usare dei mezzi, che io ad esempio ho dei mezzi che sono del 1895, che vanno fino al 1902, dove non possiamo mettere una targa per poter fare una manifestazione all'estero. Per dire, una grande manifestazione come può essere la Mille Miglia in Italia e la London Brighton, dove ci sono 700 partecipanti del mondo che possono partecipare perché hanno una targa riconosciva, certo, di questi mezzi, e noi non possiamo andare perché non abbiamo la targa, non abbiamo un'assicurazione, non abbiamo niente. Certo. Siamo veramente l'ultimo paese. Ma sono mezzi, stiamo parlando, quelli molto vecchi, antichi, infatti, mi correggo. Ma sono marcianti? Uso termini, certo, anch'io della motorizzazione. Sono tutte marcianti, anche se sono del 1895, esatto, perché deteniamo sempre come fosse un'automobile nuova. Però la nostra normativa non permette la possibilità di immatricolare, quindi di poter assicurare il mezzo e andare in strada. E quindi di mettere in strada. Esatto, questo in alcuni casi. È ovvio che staticamente le potete portare in giro, no? Le puoi caricare, certo, su un camion. Esatto. Io sono uno dei fortunati perché quando facciamo una manifestazione, che di solito è una in Italia delle più importanti, che è la settimana bresciana, che si svolge, diciamo, a Brescia, sono uno dei fortunati, perché di solito sono sempre il numero uno che viaggia con i pezzi, diciamo, di inizio secolo, ho sempre il poliziotto a fianco, ma questo non vuol dire che sono tranquillo, insomma, il poliziotto, certo, mi può, certo, difendere. Osvaldo, guarda, intanto noi ti ringraziamo per averci fatto presente questa questione, perché poi in realtà nemmeno io ne avevo mai sentito parlare, effettivamente, di un problema così particolare. E noi speriamo che magari qualcuno in questo momento ti abbia ascoltato, qualcuno insomma che ha il potere di fare qualcosa, e che la situazione si possa risolvere. Noi nel frattempo ti mandiamo un grande abbraccio, Osvaldo. Grazie, aiutateci perché ne abbiamo bisogno, che siamo in tanti. Va bene. Okay. Però ragazzi, la passione, davanti alla passione sempre in piedi, perché Osvaldo si mette lì, poi ci vuole una cura. Pensate che ci sono per esempio dei gruppi, in genere sono pensionati, che restaurano anche i mezzi pubblici, rendendoli perfettamente funzionanti. Siete mai stati a San Francisco? Ecco, quando andrete, appena dopo il Covid, il Museo della Scienza e della Tecnica. No, beh, anche bravissima. Ci sono la stessa cosa, chi è che le tiene così? Ovviamente ci sono proprio dei volontari. A San Francisco addirittura c'è una linea pubblica regolarmente utilizzata su cui transitano esclusivamente mezzi storici, che vengono tenuti, tra cui anche tram di Milano, donati dalla città di Milano, che vengono tenuti perfettamente efficienti da gruppi di pensionati. Quindi queste cose nel mondo accadono. Quante ne sa? Le sa tutte. Le sa tutte. 0225 15 15. Beppe, benvenuto. Beppe è andato, ragazzi. Va bene, allora aspettiamo. Scusate, in interfono, il bel regista in questo momento dice: lasciamolo stare. Come se detta il bambino che sta dormendo. Domenica mattina. Dai, lascialo stare, lascialo dormire. Mattina. Beppe, non riesci a sentirci probabilmente, quindi David dice di lasciarti stare e io non urlo più. Basta. Allora aspettiamo voi allo 02 25 15 15 fino alle 7. Chiacchieriamo insieme allora la vostra domenica, i vostri programmi, i vostri spostamenti. No, ho detto spostamenti. Sì, sì, sì. Ci si può spostare. Siamo gialli. Tra comune e comune si può, ci si può muovere.
È la musica di RTL 102.5, il nostro new hit, è un featuring tra Miley Cyrus e Dua Lipa, entrambe ai nostri microfoni pochi giorni fa in esclusiva per l'Italia, ragazzi. Due figure che hanno veramente fatto. Mi hai tolto 10 anni di vita, Santarè. Quando hai iniziato a dire due figure, ho detto oddio, oddio. No, invece vabbè, due figure. Diciamo anche che sono due belle ragazze, questo si può commento dire. Commento di Fulvio Giuliani durante il video. Su Miley. Miley Cyrus è chiaramente posseduta dal demonio. Sì, sì. E su questo l'ho detto mi ha steso. Più volte. Quella parte in cui aveva il sangue. Ma no, qualsiasi, ma parte. Quello, parte. Chi la ricorda le origini della sua carriera, tutta Disney. Guardatela adesso, sono lì alla Disney che si accappottano negli poi uffici. Sulla palla demolitrice, senza vestiti. Poi lecca tutto Miley Cyrus, sì, sì. Non lo so, ma non lo sa che non è igienico? Cioè voglio capire, tutte le superfici che lei lecca nella realizzazione dei video che poi noi vediamo in radiovisione sono state igienizzate, sanificate prima? È il caso di porre un quesito in Parlamento? Sì, io direi anche all'OMS, francamente. Interrogazione urgente al ministro della Ce l'auguriamo per la vecchia Miley. Sì, perché se no, COVID non COVID. Sai che da bambino ti dicevano, ma tanto si fa gli anticorpi, lascialo fare, sì, no? Okay, credo sia la stessa cosa. Allora, 02 25 15 15, vi aspettiamo, andiamo in provincia di Perugia, c'è il nostro amico Umberto, benvenuto. Buongiorno ragazzi, RTL 102.5 anche mia. Umberto ha una voce un po' familiare perché è il nostro pasticcere, Umberto, sei tu. Il vostro pasticcere personale, certo che sono sempre io. Allora, come Fulvio, personale ti mica tanto perché io non ho ancora beneficiato di nulla. Io non lo conosco, non nel senso buono, datevi i vostri indirizzi, ci penso io. Non potremmo mai, Umberto. Però Umberto, come nel caso del nostro amico Felice da Mantova, anche tu sei di chiarissime origini teutoniche, no? Vieni da Francoforte, bravo, giusto? Bravo, Francoforte sì, è basso però. Basso. Basso, sì. È trasferito a Perugia. Sempre da Francoforte. Di dove allora, sei originario di preciso, Umberto? Sono di Fuorigrotta, esattamente. Napoli Fuorigrotta, dove c'è lo stadio Maradona. Bravo, adesso si chiama. Bravo Umberto, lì ti se non sbaglio anche la stazione è stata intitolata al grande campione. Non lo so. Quella non della lo so, Cumana. Sì, quella di Piazzale Tecchio. Sì. Stazione Mostra. La Cumana di Piazzale Tecchio. Bravissimo, Mostra Diego Armando Maradona. Bravo. Allora Fulvio, devi sapere che Umberto è un grande imprenditore, sì. È uno di quelli che ha proprio i soldi. Beato lui. E ci racconta che dolci ci presenta questa mattina. Allora, ragazzi, sono affatto quello che diceva quel signore Rocco Como, staccioli, struffoli. Poi noi abbiamo una produzione di panettoni bellissima, una varietà di gusti enormi. Umberto, però io ho bisogno una risposta da te, perché ieri un'ascoltatrice è venuta in onda asserendo più o meno con sicurezza che a tipo Zumba, Pilates, così, le hanno detto che il pandoro è meno calorico del panettone, era così, giusto ragazzi? Brava, Barbara, sì. Ecco, è meno calorico perché, mo vi spiego perché, perché c'ha meno cose dentro rispetto al panettone. Panettone, l'impasto è quasi uguale, solo che nel panettone poi ci aggiungiamo i canditi e l'uva tuttanina, ecco perché è più pesante il panettone, c'ha più calorie. Ok. Quindi confermi, ma la quantità di burro come siamo messi? Più o meno. Oh. Più o meno. Oh, ogni chilo di panettone stiamo intorno a per ogni chilo di dose intorno ai 4 etti di burro. Direi che insomma, Umberto, tu non consiglieresti per cominciare una dieta il pandoro, anche se meno calorico del panettone. Dai, questa è la sintesi. No, assolutamente. Ci eravamo arrivati da soli, penso. Bravo. Un abbraccione, Umberto, grazie, e buon lavoro. Ciao, forza buon Napoli, Natale, Umberto. Seguiteci per altre ricette. Allora, Lucia, benvenuta. Buongiorno. Auguri. RTL anche mia, grazie. Oh, buongiorno. Buon onomastico. Grazie. Hai preso due pastarelle, qualche cosa? Richiamiamo Umberto. Non lo so. Ho lavorato tutta notte, sono andato a casa e adesso vedo quando arrivo a casa che trovo. Ma direi proprio qualcosa dovrei trovare. Chi deve farti trovare, Lucia? È mio marito. Come può? Ma no, non lo so. Da bambino direi di sì, non può rompere la tradizione. Giusto. Quest'anno 2020 già ha rotto 2020. No, pensavo lui, dicevo già ha rotto, sono 20 anni che rompe. No. Lucia, come si chiama il marito? Mauro.
Mauro, allora Mauro, sei stato avvisato, sappilo, sulla radio più ascoltata d'Italia, quindi sappi che se fai brutta figura con Lucia ti hanno ascoltato tutti. Tu pensa a Mauro, in questo momento è lì, fase REM. Sta sognando, non sa neanche che stiamo parlando male di lui. Ma figurati, sono sposato io. Oh, non mi ricordo, pensa. Lucia, allora tanti auguri da parte nostra, una buona domenica. Ho veramente lavorato tutta notte e adesso me ne vado. Dai, riposo meritato, torniamo tra poco, questa è Non Stop News. Buona domenica, buona Santa Lucia, buona sveglia da RTL 102.5, aspettiamo voi, 02 25 15 15, andiamo a Bergamo. Margherita, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Come RTL è la mia, come la prima volta che chiamo, sono un po' agitata. Per quello che emoziona. No, pensavo fossi un po' triste perché non è arrivata Santa Lucia stanotte. Ti sei appena svegliata. No, infatti non è arrivata. Non è arrivata. Vabbè, sono le 7:10. Sono stata brava. Non fare così, Margherita. E dove sei, Margherita? Di Spirano, provincia di Bergamo. Molto bene. Che fai però di bello? Sono polacca. Infatti si sentiva un accento. Che fai di bello a Spirano? Non lavoro, sono casalinga, c'ho una bambina di 10 anni, convivo con il mio compagno. Fai la mamma, ragazzi. Per carità, come si chiama la cucciola? Giulia. Bene. Giulia. E sta dormendo Giulia in questo momento? Sì. Beata lei. Allora facciamo una cosa. Lui sveglia, aspetta Santa Lucia perché da un po' che aspetta. Vedi, allora arriverà una Santa Lucia. Vedi che è passata Santa Lucia a casa di Margherita. Certo. Ma ha portato o cosa porterà Santa Lucia? Porta tante robe perché c'è due zie che la viziano tanto, quindi quello che volevo capire è se tu rispetti la tradizione che come posso dire, alimentare, sai, i dolci, la frutta, oppure quello. Perché da noi anche in Polonia si festeggia il 6, che è Santo Nicola. Ne parlavamo. Che porta i doni, i bambini, capito? Ma io sono nata dalla parte sbagliata, scusatemi, ma cioè, mi bastava tipo 100 chilometri, sempre in zona gialla, e mi beccavo San Nicola, Santa Lucia, Natale. No, San Nicola in Polonia però, dovevi farne un po' tanti di chilometri. Anche in Italia ci sono delle zone festeggia San Nicola. Vedi che ho sbagliato? Vabbè, basta passare le prime due settimane di dicembre in Polonia e poi rientrare qui per il Natale. Il tour per festeggiare. Va bene, dai. Ciao Margherita, un abbraccio. Va bene, ciao, grazie. Buona Santa Lucia. Buona Santa Lucia a voi. Ciao, buona domenica. Carmelo. Dolce, però. Margherita molto dolce, è vero. Carmelo? Un po' assonnata. Ma basta. Sì, pronto, buongiorno. Carmelo. RTL anche mia. Grazie, Carmelo. Pronto? Dove ti trovi? Allora, io sono al lavoro, sono dalla provincia di Cremona, gestisco un impianto di biogas, lavoro tutti i giorni, 365 giorni all'anno e li ascolto tutti i giorni. Bravo. Allora, e ci ascolti come? Radiovisione? Con la radio e quando sono a casa, spesso la mattina quando faccio colazione con la televisione. Ma voglio darti un'idea in più, caro Carmelo, perché non scarichi l'app di RTL 102.5 e ci segui ovunque con il tuo smartphone e gli auricolari? Ce l'ho, ma infatti io quando sono al lavoro, dipende cosa sto facendo, ne approfitto. Bene. Avrai in omaggio un comodissimo. Sì. Allora Carmelo, senti, c'è la sigla del momento Meccano, Barbara? Era momento Meccano, una roba che ha a che fare col gas. Sto per introdurre. Biogas. Vabbè. Biogas. Momento Meccano. Tutta allora roba Carmelo, di animali. Spiegaci un po', il biogas è una forma di rientra nelle energie rinnovabili? Sì, giusto. Noi in pratica dall'agricoltura, dai nostri campi che coltiviamo, produciamo mais, comunque non solo mais, viene usato anche tante altre, ad esempio siero del latte, e il pane duro, tutto scarto di alimentazione, a febbraio, gennaio arrivano i panettoni scaduti, viene usata tutta roba che fermenta, produce gas e fa andare un generatore che produciamo corrente. Economia circolare.
Sì. Dove sì, si butta il meno possibile. Si sfrutta tutto quello che... Fortunatamente noi... ecco, sì, giusto. Fortunatamente noi in questo periodo, tra virgolette, di crisi, non risentiamo niente, anzi, per me zona gialla, zona rossa è cambiato poco, perché in agricoltura poi è sempre in giro. Bene, ci fa piacere Carmelo, sei stato preziosissimo, ci hai fatto scoprire un mondo che poi è parte di quel futuro che ancora dobbiamo inseguire in Italia, forse un po' di più. Quei non stop news, battute conclusive della nostra prima ora, quella dedicata ai telefoni aperti, voi protagonisti, allo 02 25 15. Barbarella, 15. Ma per chi ci ha seguito in radiovisione, sì, una parolina sul per look cosa? Degli Earth, Wind and Fire, Philip Bailey. Eh beh, ma erano quegli anni lì un po' sbaluccicanti. Se ci pensi, è un mix fra Tutankhamon e Montezuma. Si vestivano così. Quanto erano fighi. No, su quello per carità, però cioè, ma il coraggio, la sobrietà, il coraggio. No, mettetevi un attimo nei loro panni. Più che Tutankhamon, a me sembra il faraone Akhmen Radio, una notte al museo. Appunto, siamo lì, no? Il look è quello, lo stile è quello lì. Grandissimo quell'attore che poi Rami Malek, è diventato Freddie Mercury nel biopic. Passando da Io Robot. Io vi riporto, rientriamo un po' in carreggiata. Sì. Prendo in mano le redini della trasmissione. Rientriamo in un ambito un po' più sacro. Proprio ti stavamo aspettando. Introduciamo Maddalena. Maddalena, salve. Ciao, mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, ragazzi, io volevo solo dirvi questo, che io mi alzo tutte le mattine e non vedo l'ora di accendere la radio per sentire voi. E la domenica anche per sentire l'indignato speciale. E da quando sono chiusa in casa, io vivo da sola, ho solo una gatta, siete veramente la cosa bella della mia giornata. Ma applauso, Maddalena, applauso. Ma tu pensa, ma chi l'avrebbe mai detto? Ma è proprio solo l'anno del Covid. C'è una ragazza che viene al telefono e ci dice che la cosa più bella della sua settimana è l'indignato speciale con Giacalone e Pamparana. Dopo la gatta. No, ma no, però di tutti i giorni siete voi di stop, di non stop news. Scusate, mi sono emozionata, mi sono incappata con le parole, però siete la cosa che tutti i giorni io mi alzo e sono contenta di poter accendere la radio. Ma Maddalena, ma Maddalena. E scusate, non l'ho detto, però ovviamente anche mia RTL. Maddalena, sei fidanzata? No. E allora? Siamo fatti per stare insieme. Scegliti un conduttore di non stop news. Siamo fatti ho bisogno per stare di uno un po' più attempato di te, non ti offendere. Io ho 40 anni. Beh, 40 anni sei una bambina, Maddalena. Magari. Che ho 40 anni anch'io. Appunto, una ma bambina. Non mi dici mai che sono una bambina, me. Vabbè, io però ti vedo. Perché li porto male. Ma non lo volevo dire, non l'avrei mai pensato. Ma io ormai li voglio attempati gli uomini, scusatemi, ma molto attempati anche sugli 80, no, così sono Maddalena, ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa stiamo dicendo? Capisco il valore dell'esperienza, ma qui insomma si trascende. So che Fulvio va per i 65, vuoi accontentarti? Certo, ma sì, quasi sì. Quasi poi in sede privata, se volete, fare un certo fidanzamento. No, però veramente io penso di non essere l'unica a dovervi dire grazie, perché adesso siamo al decimo mese di reclusione, perché io sono una privilegiata che ha potuto lavorare e può lavorare smart working e ringrazio di questo. Però vi assicuro che dopo un po' anche la casa è un po' piccola. Maddalena, però adesso io capisco tutto, la prudenza e ci mancherebbe altro. Però tu sei di Milano, giusto? Dalla provincia, se non sbaglio. Sono di una provincia figa. Benissimo. Di 3.000 abitanti. Una zona. Guarda, da oggi tra l'altro ti puoi muovere quindi capisco volendo, tutto. Volendo puoi ma anche andare a Milano. Come disse il grande Massimo Troisi, esci e tocca ai maschi. Esci? E tocca ai maschi. Esci e tocca ai maschi. Ulala, oh mio Dio. Diamo uno sguardo come ogni mattina ai principali quotidiani che sono in edicola, ci facciamo aiutare da Davide Giacalone. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Questa mattina partiamo dalla prima della Repubblica, la fotonotizia, l'addio a Paolo Rossi, l'addio di una squadra di amici durante il funerale fatto nella casa in Toscana. La sua abitazione, abbiamo saputo, è stata svaligiata. Il fattore saudita nella strategia di Biden, l'editoriale di Maurizio Molinari. E poi ancora l'inchiesta italiana, il governo egiziano sapeva sul caso Giulio Regeni. Titolo di apertura, la verifica di Natale. Conte informa Mattarella, gli incontri con i partiti già questa settimana per superare le liti nella maggioranza. Le condizioni del Quirinale sono di non toccare i ministeri chiave e di avere una soluzione rapida. Bisogna avere rispetto, se possibile, con un certo sforzo per la verità, anche interesse
a questo genere di confronti fra le forze politiche. Certo, il vocabolario dimostra di essere poi alla fine limitato, siamo tornati alle verifiche che per la verità non se ne erano mai andate. Il tema dal punto di vista della gretta aritmetica delle maggioranze parlamentari è molto semplice. Per governare l'Italia oggi è necessario, oggi come ieri, è necessario un accordo fra 5 Stelle, che sono il partito di maggioranza relativa, il Partito Democratico, oppure con la Lega, oppure in ipotesi un accordo fra il Partito Democratico, la Lega e Forza Italia. Diciamo, la fantapolitica si ferma qui. Ogni volta che una di queste cose si consolida c'è qualcuno che comincia a dire: e chi li ha votati? Noi, gli italiani, ne abbiamo votati. Cioè questo è il risultato del voto degli italiani. Per carità, ripeto, vanno seguite con rispetto e se possibile con un po' di interesse. A me, io ci riesco solo fino a un certo punto, perché la questione è che tutto questo dibattito sulle verifiche, gli accordi, eccetera, la stampa racconta, dice, che Di Maio ha gelato i suoi, ha detto: io sarei ministro anche in un altro governo. Per la verità non ne dubitavamo, però insomma, se i suoi si gelano per questo, va bene così. Quella cosa che mi interessa di più è un'altra. In questo momento si stanno votando, il Senato ha finito per la verità di votare gli emendamenti al cosiddetto decreto ristori, anzi super ristori, super decreto super ristori. Il titolo del Tempo è abbastanza semplificativo: una manovra di regali e bonus. Oh, c'è qualcuno che se ne vuole interessare durante la verifica? Cioè, proviamo a parlare di questo, proviamo a parlare di dove andranno a finire i soldi di Next Generation, con quali tempi, con quale modalità, a cura di chi. Perché se no, semplicemente, diciamo, l'alchimia della suddetta gretta aritmetica parlamentare rimane totalmente legittima, ma tendenzialmente anche priva di qualsiasi interesse. A proposito di ciò, perché comunque poi tutto torna anche alle relazioni fra partiti politici di cui ha appena parlato Davide Giacalone, fra pochissimo, pagina 6 del Corriere della Sera, andiamo a Catania, processo a Salvini, vicenda Gregoretti, testimonianza interessante ieri di un ex ministro. Davide, come abbiamo appena sentito, Fulvio lo ha anticipato, Toninelli e il processo a Salvini. Allora, siamo a Catania e la questione del procedimento penale avverso l'allora vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni Salvini a proposito della Gregoretti, nave Gregoretti, sbarchi o non sbarchi. La linea difensiva di Salvini è mica è una scelta solo mia, è stata una scelta di tutto il governo. A me sembra incontestabile, inoppugnabile, ma lo dico avendo non condiviso quella scelta del governo mentre la facevano, cioè lo dicevamo apertamente in quei giorni. Non è che l'alternativa non è mica entrino tutti i porti aperti, ma i porti non sono mai stati chiusi. Comunque, questa scelta difensiva mi sembra del tutto legittima e anche abbastanza logica e fondata. Ieri c'è stato l'interrogatorio, stavo dicendo intervista, ma era un lapsus freudiano. C'è stato l'interrogatorio dell'allora ministro dei trasporti Toninelli, il quale in buona sostanza dice: ma se è passato tanto tempo, io non è che mi ricordi bene come sono andate le cose. Luglio del 2019 non è che sia poi così lontano. Io ricordo abbastanza bene le cose che dissi a proposito della Gregoretti, ma per carità, non è che si può stare qui a sindacare la memoria delle persone. Se uno non si ricorda, non si ricorda, è una cosa prevista anche dal nostro codice di procedura penale. La risposta non ricordo, però mi colpiscono alcuni non ricordo. Non ricordo come volevamo riformare il trattato di Dublino. Cioè, non lo vogliono più riformare o non si ricorda come volevano riformarlo allora, perché adesso lo vogliono riformare in un altro modo? È singolare questa cosa, che non mi ricordo come volevamo riformare il trattato di Dublino. Gli fanno vedere un suo tweet in cui dice: non li faremo sbarcare, e lui ha risposto: sì, ma questo è un dibattito politico, non era giuridico. Cioè, della serie, quando si fa un dibattito politico uno può dire tutto quello che gli passa per la testa, poi magari se lo rimangia, eccetera, però non era giuridico, quindi non era un atto giuridico. E tant'è vero che quando gli fanno vedere un post su Facebook in cui sostiene la stessa cosa, la sua risposta dice: sì, ma è un post su Facebook, non è una delibera del Consiglio dei Ministri. Ora, tutto questo tenetelo presente, diciamo così, e soprattutto, visto che siete, diciamo, siamo in area di ricordarci le cose che uno dice e poi si contraddice, ricordiamo che sia Toninelli che Salvini facevano parte del governo
Conte 1, che in quel momento sosteneva porti chiusi, non sbarca nessuno, e metteva per iscritto nel documento di economia e finanza che i nostri conti previdenziali non potranno tornare mai se non si fanno entrare 165.000 immigrati in più all'anno tutti gli anni. Lo hanno scritto, lo hanno firmato tutti e due. Questo, casomai qualcuno di noi perdesse la memoria da qua al 2021. Davide Giacalone, un altro titolo, andiamo a prenderlo sul Messaggero, e c'è una vicenda che tratta di Hidalgo e discriminazione. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che hanno le autorità francesi, naturalmente, di Cotolo, c'è stata una multa alla sindaca di Parigi, Hidalgo, per l'appunto, perché il 90% dei dirigenti nuovi che vengono nominati sono donne, e quindi c'è qualcuno che ha voluto eccepire la parità di genere dicendo: scusate, ci sarebbero anche gli uomini. Questa cosa naturalmente finisce con l'essere grottesca, finisce con l'essere grottesca tutta questa discussione sulla parità di genere. L'unica cosa che è di interesse collettivo è che vengano nominati e facciano strada i capaci. Naturalmente in questo criterio non va messa nessun impedimento a alcun genere, però non è che può essere che uno per propaganda si metta a fare il paritista e poi mette gli incapaci. Dalla prima del Fatto Quotidiano in esclusiva: i documenti su 20 anni di sistema di soldi e poltrone, la Lega ti nomina e tu le ridai il 15%, la delibera del 2001, tra virgolette, se ne occupa Giorgetti, le carte e i testimoni su come si riempivano le casse del partito. Siamo in rassegna stampa insieme a Davide Giacalone, buongiorno anche alla nostra parte tecnica, Indice Carelli qui nella capitale, a Milano Pio Ingenio, Gigi Resta, la Radiovisione, Fabio Romano. Ci spostiamo sulla prima del Giornale, scena muta al processo, Toninelli smemorato, ministro a sua insaputa. Sul caso Gregoretti crolla l'accusa contro Salvini, così scrive il Giornale, il grillino non ricorda ma un video inchioda Conte. Ci spostiamo sulla Stampa di Torino, il governo allenta la stretta, i virologi dicono sarà terza ondata. E poi la fotonotizia, Patrick Zaki, lo studente ancora in prigione in Egitto, che dice sto male, aiutatemi. Andiamo nelle pagine interne della Stampa, torniamo a parlare di test sugli animali, servono per trovare terapie più efficaci, il caso a gennaio in Parlamento, la lettera degli scienziati a Mattarella, fondamentale sperimentare. Davide. La legge deve punire il maltrattamento degli animali, il maltrattamento in qualche modo fine a se stesso o fine anche solo alla produzione. Immagino che molti di quelli che amano gli animali forse non hanno mai visto un allevamento intensivo di polli non a terra. Oppure non è che perché i salmoni non parlano, non strillano, non hanno mai visto un allevamento intensivo di salmoni. Fra l'altro poi la cui carne ci viene venduta come bella rosa, diciamo accattivante, come se avessero mangiato gamberetti nell'oceano, in realtà è colorata. Queste cose vanno impedite, mentre invece, come si fa adesso, impedire la sperimentazione sugli animali di farmaci è una scemenza assoluta, che rende più difficile l'evoluzione medica, che peraltro, diciamo così, serve anche agli animali, peraltro, quelli domestici, quelli che portiamo dal veterinario, e mette a rischio la capacità dell'Italia di competere su questo tema. Ricordiamoci sempre che in natura gli animali mangiano gli animali, cioè un grado di ferocia esiste. Noi umani dobbiamo saper rinunciare alla ferocia, ma rinunciare al resto, compresa l'alimentazione, è semplicemente sciocco, è un'idea della natura molto figlia dei cartoni animati di Walt Disney e molto poco figlia della natura vera. Davide, torniamo sulla prima del Giornale, ci concentriamo sugli spostamenti e i divieti, virus, capriola di Natale, divieti per noi restano, ministri e CTS smentiscono Conte. Oh mamma mia, poi alla fine Babbo Natale ci porterà in regalo una gazzetta ufficiale da compulsare attentamente per sapere come scartare i legali. Ho visto anche che ci sono quei giornali che fanno gli schemi, metteteli su un tavolo ben distribuito. Facciamo che finestre aperte, mi raccomando. Sì, esatto, che poi fa tanta salute a Natale. Ma va benissimo così, diciamo, l'abbiamo capito, il concetto è molto semplice. Qualcuno cerchi di stare più isolato, stare a casa, non stare in troppi. Se ci mettiamo sulla strada di dovere normale
fare tutto, poi finiremo col passare il tempo a cercare di capire come si fa ad aggirare la norma che voleva normare tutto. È un gioco fra dementi, sia quello che vuole normare tutto, sia quello che trova come scopo di vita quello di violare la norma. Il messaggio è molto chiaro, le persone ragionevoli lo hanno capito e grazie al cielo sono in stragrande maggioranza su questa terra. E allora staremo a vedere. Finisce qui la rassegna stampa. Davide Giacalone, ti ritroviamo più tardi per l'indignato speciale. Grazie e intanto buona radio a tutti. Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte tornano nella fascia gialla di rischio per il Covid. Gli esperti continuano però a raccomandare cautela, anche perché i contagi e i morti restano tanti, rispettivamente oltre 19.649. Gennaio sarà il mese dell'inizio della vaccinazione di massa in Italia e spero che si possa partire in contemporanea in tutta l'Europa. Lo ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza. Il 29 il vaccino Pfizer avrà il via. Ragazzi, io però sono contenta che molte regioni, tra cui insomma la Lombardia, perché siamo qui, è passata in zona gialla, ma io adesso faccio fatica a capire quello che posso e non posso fare da qui fino al 21 e poi dal 21 al 6. Ma nel dubbio stai a casa. Ah, oroscopo. Salve a tutti, Ariete, farete in un lampo nello scegliere un regalo per il vostro partner e così avrete più tempo per dedicarvi alle ultime decorazioni natalizie. Toro, apparentemente sarete d'accordo con delle scelte familiari, nella realtà penserete già a delle soddisfazioni alternative che vi lasceranno anche più libertà. Gemelli, in fondo l'avete sempre saputo, non avete mai voluto dare la vostra fiducia al 100% al vostro partner. Scoprirete che avete fatto la scelta giusta. Cancro, preparerete con cura questo Natale, addobbi, luci e anche dei regali, anche se qualcuno non condividerà il vostro entusiasmo. Leone, il rapporto di coppia, messo alla luce dal clima delle festività, vi porterà a rivivere dei bei momenti dell'inizio del vostro amore. Vergine, l'aiuto di Venere nel vostro cielo sarà fondamentale per riprendere entusiasmo nelle relazioni e contattare anche amici lontani. Bilancia, dal 20, quindi tra pochi giorni, godrete di una lunga ripresa grazie all'aiuto del pianeta della fortuna, Giove. Preparatevi riorganizzando tutto. Scorpione, sarete stanchi di riflettere e di aspettare il momento giusto, di imbastire risposte diplomatiche. Certo, ma dovete trovare una via di mezzo, mi raccomando. Sagittario, i prossimi giorni chiuderete un progetto di lavoro firmandone gli accordi. Per fortuna ci sarà chi controlla e vi consiglia. Capricorno, per molti di voi continuerà a crescere una storia nell'ombra attraverso mille difficoltà, ma prima o poi dovete scegliere. Acquario, pronti a festeggiare l'ingresso di Giove nel vostro segno? Tra poco sarete in pole position tra i segni dello zodiaco, per fortuna e per fascino. Pesci, in fondo sapete già di essere un pochino insicuri e di avere bisogno del consenso degli altri, ma avrete segnali di grossi consensi. È tutto. Firmato da Adele Procasca. E grazie anche a Fabiana Viola, la voce dell'oroscopo di RTL 102.5 di Adele Procasca. 7:36, meno 12 a Natale. Ci tengo a dirlo, a ricordarvelo. In ogni caso, vi siete organizzati? Che tempo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buongiorno Paolo. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto partiamo con buone notizie, nel senso che il peggio è passato. Insomma, settimana scorsa ne abbiamo visti di tutti i colori, 3 metri di neve in montagna, purtroppo anche grandi disagi, ad esempio, nelle pianure emiliane con l'esondazione del Panaro. Insomma, è stata una settimana tosta. Però adesso insomma si fa avanti una zona di alta pressione. Alta pressione significa bel tempo, quindi guardate, già oggi torna finalmente un po' di sole al centro-nord. C'è il problema della nebbia in pianura padana, ma quella purtroppo non ce la toglie nessuno. Siamo in pianura padana, è il luogo più umido d'Europa praticamente, quindi un po' di nebbiolina in pianura padana, ma per il resto il centro-nord rivede il sole. Al sud oggi ancora qualche acquazzone, ma da domani anche al sud il tempo si rimette al bello. E davvero per diversi giorni non passeranno grandi perturbazioni. Quindi sole che torna protagonista in Italia, avremo sì una settimana comunque sembra un po' grigia al nord per la nebbia, per qualche nuvola di passaggio. Quindi
il nord avrà un po' meno sole, però appunto non grandi precipitazioni. E vi dirò di più, anche il freddo giusto, nel senso che non avremo giornate particolarmente gelide. Poi probabilmente proprio intorno a Natale potrebbe arrivare aria un po' più fredda, però non credo che sarà un bianco Natale, sarà magari un Natale freddino, ecco, però la possibilità della nevicata Natale la vedo un po' remota, ecco. Paolo, hai parlato di miglioramenti, quantifichiamoli però, di che temperature parliamo? Allora, guarda, al centro-sud nei prossimi giorni si arriverà a superare i 10 gradi con tranquillità. Cioè, anzi, nelle regioni meridionali facile che arriveremo a sfiorare, forse superare anche i 15 gradi. In Sicilia in particolare punta anche del 17-18. In nord, un po' per le nebbie, un po' perché comunque c'è aria un po' più freddina, rimarrà non oltre i 10 gradi. Però ecco, non avremo temperature particolarmente basse, anche di notte, intorno allo zero, però non saranno valori eccezionali, come dire. Quindi sia come temperature sia come fenomeni meteorologici, davvero per un po' tiriamo il fiato, dai. E poi appunto c'è il periodo di Natale che potrebbe essere un po' più freddo, ma però attualmente non sembra che possano arrivare precipitazioni importanti, ecco, solo un po' più freddino, ma insomma per il Natale è ancora prestino, bisogna sciogliere la prognosi, è difficile, come dire, ecco. Paolo Corazzon, sei pronto? No, io non canto, io ho famiglia, io devo arrivare a fine anno. Io non ti ho chiesto nulla, non ti ho chiesto nulla. Non ti ho chiesto nulla, Paolo. Ha paura di te, ma cosa avete fatto? Allora, innanzitutto una considerazione. Considerato appunto il Natale che ci apprestiamo a vivere, in definitiva, mai come quest'anno le previsioni hanno un valore relativo, non te ne dolere, caro Corazzon, nel senso che saremo in casa. Il valore relativo. E quindi... Caro Corazzon, ha maggior ragione, la tua canzone di Natale, perché Barbara non lo sa, Luigi non so, Paolo è uno straordinario crooner, come Michael Bublé di Trebi Meteo, ed ha un repertorio sul Natale straordinario. Quindi la novella, il novello Ella Fitzgerald, in occasione di questo Natale 2020, fai la tua scelta, Corazzon, vai. Sì, sì. Allora, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Mamma mia, Corazzone, ragazzi, è il numero uno. Però, cioè, non, complimenti. Non è, bravo. Ti anche lei, complimenti. Barbara, cosa? Fai la tua scelta. Metti il gettone. Che sei, la canzone? Vorrei Mariah Carey, quella. No, è troppo alta. No, alta. Santa Claus is coming into town, dai. Ma non è una questione di alto o basso, davvero, cioè già la gente non è, perché niente, che tempo fa mi fate qualcosa, lo so, non te lo volevo dire, però sai, staremo lì a casa con la copertina, e quindi grandissimo Corazzon. Guarda, Santa Claus is coming into town è facile. Santa Claus is coming to town, l'avrei fatto un po' più bassa. Santa Claus is coming to town. Brividoni, se avessi un cappello me lo toglierei. Corazzon, sei il numero uno. Grazie, buona giornata. Ciao Paolo. Ci risentiamo, quindi non gli faccio tutta la solita pantomima. Se non ci sentiamo più, buon Natale, buona fine, buon principio. Ma hai voglia. Il meteo ci interessa. È vero che quest'anno è particolare, non ci si sposta, però è importante saperlo. Voi sapete che su RTL.it trovate i top moments delle trasmissioni. Santa Claus is coming. È uno di quelli, hai ragione, Luigi. Town. Manca davvero pochissimo al Natale. Barbara Sala ce lo ricorda, manca meno 12. E allora, mi ero distratto un attimo, avevo perso il conto di prepararsi, perché comunque, al di là insomma delle persone che avremo a cena, se saremo in famiglia, anche senza andare fuori, comunque un pranzetto, la cena della vigilia, insomma qualcosa, che fai, non prepari nulla? Ma in ogni caso ci sono al di là dei commensali, ci sono dei cibi che fanno Natale, che se non mangi a Natale ti sembra insomma di non aver festeggiato fino in fondo. Ad esempio, un Natale senza cotechino, senza zampone, senza lenticchie che portano soldi. Ma mangiatele le ste lenticchie, siete sempre spiantati perché non le mangiate. Guardate me invece, tutte le lenticchie. Sono 21 anni che mangio lenticchie, ma Lise è rimasto sempre quello. Quindi. Dai, ne parliamo con un ospite, il gastrosofo Alex Revelli Sorini, anche professore di comunicazione e cultura alimentare presso l'Università San Raffaele di Roma e rettore dell'Accademia Italiana Gastronomia. Alex, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, troppo divertenti siete. Questa disquisizione sul Natale era molto, e anche sull'ultimo dell'anno e le lenticchie era davvero interessante. Mm. Di qualità, allora, soprattutto, caro sì, professore. Sì, 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 di qualità molto elevata, ma noi siamo così. Non riusciamo a scendere, anche se vogliamo. Il livello è troppo alto, non ce la facciamo. Ma, allora, lei è un filosofo del gusto, per questo un gastrosofo. Sì, me lo chiedono tutti. In Italia siamo solo in due, io e un'altra che è Susanna Cutini e che insegniamo alla San Raffaele, e ci sforziamo di sviluppare queste tematiche, anche perché in riferimento allo zampone al Cotecchino Modena avete ragione, perché lì ci sono, posso dirgli, tre cose fondamentali a parte il concetto del cibo da mangiare. C'è il simbolo, perché è il simbolo della tradizione, è il simbolo di condivisione insieme nonni e nipoti, perché tutti possono mangiare questo prodotto che oggettivamente riunisce tutte le generazioni. Poi il simbolo della forma è rotondo, il cotechino e lo zampone alla fine, quando voi li prendete, li tagliate, la sottile fetta è rotondo, e quindi è il concetto dell'anno che si completa, che si va a chiudere, e tutto ciò che è rotondo porta prosperità. E poi aggiungo l'elemento della convivialità. Lo zampone e il cotecchino Modena, IGP, possono essere oggettivamente elemento di convivialità, perché ci puoi fare tante ricette, da quelli giovani che si preparano magari un burger di lenticchie con sopra il cotechino, se mangiano un panino, all'anziano, al signore, che ci aggiungono anche il purè, perché magari non hanno possibilità di masticare troppo, insomma. Ma noi, avevo letto anni fa, perché poi magari hai il problema di smaltire l'avanzo di cotechino o di zampone che ti rimane, e avevo trovato una ricetta di una specie di ragù con praticamente dovevi tritare questa carne che ti era avanzata e poi ci facevi un suo. È una buona idea, Alex? Assolutamente sì, rientra il concetto del buon, del cervello, del recupero, uh-huh, che la cultura contadina del passato, ragazzi, aveva. Cioè io per l'ultimo dell'anno ho il cotechino o lo zampone Modena e mi avanzano il giorno dopo o nei giorni successivi, riuscirò a farci qualcosa, non butto via niente, uh-huh, e aggiungo, io almeno nei miei ricordi ho questo ragù che faceva mia nonna. Vedi? Che era spettacolare, con le tagliatelle era godimento, le mie papille gustative si elevavano, iniziava la salivazione, da lì la mia felicità alimentare esplodeva. Caro professore Alex Revelli Sorini, tra l'altro, guarda, se sei cascato anche tu, che sei gastrofo, nel quasi inceppo lessicale del cotecone, perché è un classico, no? Quando parli di cotechino e zampino, è inevitabile che accada, questo ci conforta. E poi fanno parte, per esempio, queste pietanze di quelle ricorrenti, legate a un preciso momento dell'anno, se non ad una precisa festa. E sei d'accordo che comunque vanno preservate in questo modo? Perché, insomma, certo, le potremmo mangiare anche a febbraio, no? Però non lo facciamo. E c'è un motivo. C'è un motivo, perché allora la carne di maiale che serviva per fare lo zampone, il cotechino Modena, alla fine era in un certo periodo che veniva lavorato il maiale, no? Di conseguenza tu per il periodo delle feste, perché era un cibo ricco, la carne ha sempre avuto un valore alto, mentre altri alimenti come le verdure valore basso socialmente. La patata, quindi, per esempio. E la mangiavi ed era festa, non è che si mangiavano tutti i giorni la carne, mio nonno e la mia nonna le mangiavano solo, lo ricordo, una volta al mese se andava bene, e per le feste era l'occasione di mangiare tanto, ma non è un concetto antropologico alimentare, certo, solo nostro. In tutti i paesi del mondo, ragazzi, il cibo identifica qualcosa di simbolico, e se mangio il cotechino e lo zampone, che carne di qualità, poi dal Natale non è la stessa cosa. È bellissimo e sento già il profumo del cotechino. Avete la fortuna di avere una conduttrice con una grande, grande competenza cinematografica, fa sì che io sia in grado in questo momento di dirvi che questo, aspetta, io com'era, colonna sonora del film Arturo con Dudley Moore, sì, e Barbara Streisand, l'anno te lo ricordo, sarà l'81 come il disco, più o meno, è tutta farina nel mio sacco comunque. Christopher Cross qui su RTL 102.5 a chiudere la seconda ora di Non Stop News. Non son degno di stare nella tua stessa trasmissione. Questo, Barbara, è vero, sono d'accordo. Comunque non era farina del sacco di Pio, che secondo me aveva googolato prima comunque. Allora adesso tutte le ultime notizie dalla nostra redazione, poi proseguono le interviste. State con noi.
È il momento dell'attesissimo almanacco del giorno. 13 dicembre, dai che è facile. Santa Lucia, auguri se portate questo nome importantissimo. Un abbraccio a tutti i bimbi che questa mattina si risveglieranno con dei doni a portata di mano. Buon compleanno all'attore Dick Van Dyke, sono 95 anni per lui, lo spazzacamino, ricorderete, di Mary Poppins, straordinario ballerino tra l'altro. 38 anni per la campionessa Elisa Di Francesca, 61 anni invece per il divulgatore Mario Tozzi. Frase di oggi? La frase di oggi, arriviamo, è bellissimo il tuo riferimento alla meraviglia implicita dei bimbi, no? E alla mattina di Santa Lucia, come a Natale o alla Befana, perché chi non si commuove davanti a quegli occhioni evidentemente ha un problema. Invece la frase di oggi, non fare del bene se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine. Confucio. Non si commenta. No, certo che si commenta, allora. Perché no? Se vuole commentare. No, per è che non l'ho capita. Ho capito che c'è Confucio, quindi vuol dire che è una cosa profonda. Importante. Ma non è difficile. Non fare del bene. Propongo di proseguire. Se non ce la fai a sopportare l'ingratitudine che ci ricorda Confucio, è parte del panorama della vita. Con noi per parlare di calcio adesso, anche di ricordi, un grande amico di RTL 102.5, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati a tutti. Ciao Fulvio, un grande piacere. Come sempre, ci permetti di cominciare da Paolo Rossi. Enzo Bucchioni è un amico di famiglia di Paolo Rossi, della compagna, delle figlie. E Paolo Rossi se n'è andato ieri, ma non se ne va, questo è del tutto ovvio. Quei volti dei ragazzi dell'82 sono i volti di un intero paese, Enzo. Non c'è dubbio, quella foto rimarrà nel cuore di tutti quanti noi, nell'immaginario collettivo. Una squadra straordinaria, l'abbiamo visto sul campo, ma una squadra straordinaria fuori, 38 anni dopo sono ancora tutti lì attorno al loro campione, quello che gli ha fatto vincere il mondiale. Ma guarda, io ho avuto la fortuna non solo di conoscere Paolo, ma di vedere questi ragazzi ancora sul campo in partite amichevoli per beneficenza fino a poco tempo fa, e capisci qual era il senso di quel gruppo, perché veramente giocavano ancora a 55-60 anni per passione, giocavano ancora per andare a raccogliere fondi per beneficenza. Ho detto quest'estate, Paolo, proprio una serata di questo tipo, stava già male, è voluto venire a tutti i costi perché l'abbiamo aiutato a scendere dalla macchina, aveva avuto l'operazione da poco, era stata fissata questa serata per raccogliere fondi per una misericordia che tanto aveva fatto nel periodo del lockdown, del Covid. E Paolo Rossi era lì in prima fila e segnava il suo gol personale tutte le volte, faceva queste cose. Tutti sono così questi ragazzi dell'82. Quando diciamo perché quel mondiale è ancora dentro il cuore di tutti quanti noi, altri un po' meno, non perché un trionfo sia diverso dall'altro, ma perché qui c'era un'umanità che poi forse si è perduta, era anche un altro calcio. Non voglio fare il nostalgico, ma quei valori lì forse oggi ci manca. Senti, arrivando invece al calcio di oggi, il calcio giocato, come siamo messi tra campionato e coppe? Ma siamo messi che dopo le coppe, appunto, dopo soprattutto la Champions, si tratta di capire come stanno le nostre squadre. Abbiamo visto la Lazio ieri che secondo me ha pagato le fatiche che ha fatto in Champions League, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico. Oggi è un bel test per la Juventus, che ha fatto un'impresa straordinaria a Barcellona, però contro un Barcellona che non c'era in campo. Comunque resta un'impresa e darà adrenalina alla Juve, spinta. Però il test di oggi ci deve far capire se anche in campionato vedremo quella Juve lì o quella che ha avuto delle difficoltà fino ad oggi. Poi l'Inter, dopo l'eliminazione ora ha un solo obiettivo che deve averlo, che è lo scudetto. Ma l'Inter in mezzo alle polemiche su Conte, anche ieri secondo me è stato eccessivo, si vede nemici, ma non è Mourinho. Quindi oggi a Cagliari che fa l'Inter? Dimostra di essere squadra vera o ancora prigioniera dei suoi incubi di Champions? Quindi un turno assolutamente interessante. Insomma, staremo a vedere in 30 secondi un flash sull'Atalanta. L'Atalanta oggi affronterà la Fiorentina. L'Atalanta ha fatto già un'impresa incredibile, perché il secondo anno consecutivo supera i gironi di Champions League. È una squadra che è cambiata, non è più quell'Atalanta
sparazzina dell'anno scorso che ci divertiva, è diventata più squadra, perché sa anche interpretare le partite come ha fatto con l'Ajax mercoledì scorso. Quindi io mi aspetto l'Atalanta che possa dire qualcosa anche in chiave scudetto. È un campionato strano questo, con il lockdown che ci portiamo dietro questa stagione, e quindi il pronostico è aperto a tutti, perché no l'Atalanta? E dopo una decade per la prima volta forse può accadere realmente di tutto. Enzo Bucchioni, buon calcio. Grazie, buona domenica a tutti, a presto, ciao. E parliamo di attualità, come non potremo farlo, verso le feste, precauzioni anti-Covid, spese di Natale, shopping, restrizioni e tanto altro. Ne parliamo con Emanuele Farneti, che è il direttore di Vogue Italia. Direttore, buongiorno. Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, io parto da questa domanda. Sono rimasto interdetto lo scorso weekend. La sede romana di RTL 102.5 si trova a pochi passi da Via Cola di Rienzo. Per chi conosce la capitale, insieme a Via del Corso, è una delle vie dello shopping, e passando per la strada, oltre a trovare una calca notevole, ho trovato polizia e protezione civile con i megafoni che ricordavano ai passanti di non creare assembramenti. Come sta andando lo shopping in questi giorni nel paese? Siamo in grado di rispettare tutte le precauzioni? Devo dire che anch'io, leggendo i giornali questa mattina e vedendo le foto delle varie vie dello shopping in diverse città d'Italia, insomma, fa una certa impressione. Quindi, insomma, non è occasione sprecata ricordare a tutti che è fondamentale anche all'aperto rispettare i distanziamenti. Fatemi dire però una cosa, diciamo, magari non totalmente popolare: è bene ricordarci che fare shopping è anche un modo per sostenere un'economia italiana che in larga misura si basa anche su settori come la moda, che io racconto su Vogue Italia, che da ora tante persone, quindi non esagererei neanche nella colpevolizzazione del rito, certo, dell'acquisto. Certo. Ma arrivando a cose, permettete, un pochino più frivole, poi magari ci torniamo sulle restrizioni e tutto, però gli italiani che adesso sono stati chiusi per tot settimane a seconda delle zone in cui erano, che escono e si preparano al Natale, che cosa vanno a cercare, che cosa compreranno? Beh sì, effettivamente credo che dopo un anno come questo non ci sia niente di male a regalarsi qualche piccola o non piccola gratificazione. Io ho avuto occasione di parlare appunto con alcuni rappresentanti dei marchi di moda, e già dal weekend, che qui a Milano è nemmeno stato quello di Sant'Ambrogio, quindi il primo weekend di dicembre, per la prima volta nell'anno effettivamente si è visto riprendere e addirittura vendere più dell'anno precedente. Quindi insomma credo che l'abbigliamento in parte giochi un ruolo. Io faccio il tifo per i libri, devo dire, perché le piccole librerie italiane sono state ovviamente molto sotto pressione, ma anche una luce nel buio di questi mesi. Quindi insomma, chi me lo chiede, consiglio, sono usciti un sacco di titoli molto interessanti, insomma, di regalare un libro che, ecco, di questi tempi torna sempre utile. Parole sante. Direttore Farneti, direttore di Vogue Italia, torniamo a quelle vie dello shopping. Ci siamo già passati dopo il lockdown, ricorderai, senza alcun dubbio. Bisogna, senza essere mai permissivi e tantomeno leggeri e superficiali. Però se io e te andiamo questa sera all'inizio o alla fine di Corso Buenos Aires, di via Toledo a Napoli, di via Condotto a Roma, e scattiamo una foto con il nostro smartphone, ma è sicuro che l'effetto è quello di un folle assembramento. Poi se percorriamo le medesime vie, vedremo che la stragrande maggioranza dei cittadini, essendo persone con il cervello, oltre a indossare la mascherina, rispettano le regole, fanno disciplinatamente la fila davanti ai negozi in cui si entra a numero contingentato. Insomma, la realtà è un po' diversa da quell'effetto della foto. Posso dire, sono totalmente d'accordo con te. Io ricordo quest'estate la infausta foto dei Navigli di Milano, che sembravano, appunto, pieni di folla. Era un effetto che chiunque si occupa anche un pochino di fotografia lo sa, chiaramente dettato dal teleobiettivo, insomma, e salvo rari comportamenti, soprattutto di qualche ragazzo che si beveva una birra in compagnia, le persone camminavano a debita a distanza tra di loro, e lo stesso sta succedendo nella stragrande maggioranza delle strade. E poi devo dire che dal punto di vista dei negozianti non si potrebbe fare più di quello che si sta facendo per distanziare, controllare, quindi insomma non esageriamo esattamente negli allarmi, sono d'accordo con te. Ci sono negozianti molto rigidi, parlava prima Farnetti di piccole librerie, mi è capitato l'altro giorno di entrare in una, avevo sui guanti, dovevo solo chiedere un'informazione, mi hanno blindato, misurato la temperatura, mi hanno detto si disinfetti le mani, ho detto guardi ho i guanti, devo solo chiedere una cosa io, eppure mi sono dovuta sanificare. C'è il rischio che passi la voglia, però devo dire anche io stavo
dando un'occhiata a qualche regalo di Natale, partendo come un po' tutti da una ricerca online, possiamo dire quanto è più bello andarlo a fare, certo, interagendo con delle persone vere, con commessi, titolari di piccoli negozi, farsi consigliare, vero. Insomma, viva l'e-commerce, ma viva soprattutto la possibilità di avere dei rapporti umani. È vero. Grazie mille Emanuele Farneti, il direttore di Vogue Italia. Buona domenica. Grazie a voi e buone feste. Ultimo appuntamento dell'anno con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno Carlo. Ciao, buongiorno. Noto della tristezza in questo tuo annuncio che sarà il nostro ultimo appuntamento. Finalmente, come nella famosa frase del film Vacanze di Natale, ce lo leviamo. Anche sta Formula 1 se la siamo levata. Ma io direi che possiamo continuare a sentirci comunque ogni domenica, possiamo anche anticipare. Sì, 7.45 facciamo, ti va bene? Sarebbe meglio. Come no, ci crediamo. Allora Carlo, facciamo un po' una panoramica. Si chiude il campionato, parte in pole position Verstappen dietro Bottas. Come, che gara ci aspettiamo? Intanto iniziamo l'ultima gara, che poi è un po' sempre l'antipasto della prima della prossima stagione, in modo molto diverso, perché è la prima pole position non firmata da Mercedes, anche come motore, ricordando anche quella di Stroll che c'è stato quest'anno, con Max Verstappen e con la Red Bull, che si cambia non solo il ruolo di protagonista in quest'ultima gara, ma anche da tenere da osservata speciale per l'inizio della prossima stagione, in quella che sarà un'ulteriore caccia all'uomo e caccia alla scuderia, caccia all'uomo Lewis Hamilton, che ancora deve sciogliere le riserve sulla sua presenza la prossima stagione. Mi ricorda un po' Alberto Tomba nel 98, quando vinse la sua ultima gara, tra l'altro eravamo in diretta proprio con RTL 102.5, le prime parole disse RTL, vinse l'ultima gara di Coppa del Mondo e da lì in poi si prese il tempo per decidere il suo futuro. Mi sembra che Hamilton sia un po' in quella direzione lì, sta forse pensando se lasciare da vincente, consapevole che può vincere anche l'anno prossimo, così come lo era Alberto Tomba a suo tempo, oppure continuare. È ancora un po' strano nelle dichiarazioni, però iniziamo da questa gara. È una gara dove vedremo una bella battaglia al via, perché Bottas si deve riprendere dalle legnate della critica dopo l'ultimo Gran Premio, Hamilton vorrà dimostrare di essere il migliore e Verstappen vorrà dare un segnale, perché è arrivato il momento anche per lui, seppur giovane, di iniziare a fare qualcosa di importante nella sua carriera. Carlo Vanzini, parliamo un pochino di Ferrari, ma in prospettiva, innanzitutto se hai notizie di Binotto e poi per quello che verrà. Ora tu lo sai perfettamente, dopo una stagione del genere hai voglia ad affidarti, ci mancherebbe, a Charles Leclerc, a quello che potrà fare il compagno in arrivo, che ieri è stato peraltro molto molto bravo anche in prova, però insomma il popolo rosso è indiscutibile, ha un sogno, accarezza l'idea che non può essere l'anno prossimo, ma magari tra due stagioni quel signore che ha affiancato il barone rosso possa andare dalle parti di Maranello. Facciamo un pochino di Fanta Formula 1 anche per dare un motivo ai tifosi ferraristi di mettersi lì e seguire l'ultimo Gran Premio. Guarda, il popolo rosso è eccezionale, perché in questi giorni abbiamo chiesto anche tramite il nostro hashtag Sky Motori di mandare un pensiero, un disegno, un ricordo di questi anni in Ferrari di Sebastian Vettel, che alla fine il suo l'ha fatto riportando la Ferrari dopo un lungo periodo di digiuno alla vittoria, un po' meno l'ha fatto nel momento importante, quello in cui si poteva giocare il titolo mondiale, sono arrivati degli errori che ne hanno compromesso la corsa quantomeno fino all'ultima gara. Questo per spiegare un po' il popolo rosso, perché al momento dell'addio di Sebastian Vettel sta dimostrando tutto il suo amore che sempre ha, comunque, a prescindere poi dai risultati nei confronti dei piloti che si vestono di quel colore lì. Per il futuro intanto c'è da definire chi sarà il sostituto dell'amministratore delegato Camilleri. Sembra prendere corpo il nome di Manley, che è già amministratore delegato del gruppo, però con la fusione col gruppo Peugeot sappiamo che l'amministratore delegato diventerà l'amministratore delegato del gruppo Peugeot, quindi lui potrebbe essere, diciamo, disponibile, o la figura che internamente può prendere in mano questa eredità di Camilleri, che da un punto di vista sportivo uno dice visti i risultati forse è meglio cambiare. Da un punto di vista professionale non sarà
dell'azienda, della produzione, non sarà facile, perché comunque i risultati sono, in un anno difficile per tutti, molto molto buoni. Per il futuro, intanto dobbiamo passare da una stagione che teoricamente è ancora interlocutoria, 2021, ma per la Ferrari, lo sapete bene, non può mai essere interlocutoria. Il motore che sta girando al banco, il motore sarà nuovo, e ci dicono che a livello di cavalli tornerà a essere a livello della concorrenza. È stato uno dei problemi, non il problema, ma uno dei problemi, certo, di quest'anno. Poi bisognerà lavorare sulla macchina e, guarda, ne abbiamo parlato anche con Leclerc, ma anche con Carlos Sainz. Se tu gli dai una macchina, come dice Mattia Binotto, che a oggi resterà il team principal della Ferrari nonostante il cambio di amministratore delegato, se tu gli dai una macchina a Leclerc per lottare per il podio, Leclerc ha quella qualità per far qualcosa in più. Certo. Poi dove arriverà questa Ferrari lo scopriremo già dai test che sono stati fissati per i primi di marzo a Barcellona, una sola sessione di 3 giorni, e 21 marzo, primo gran premio della prossima stagione. Speriamo che sia lì, speriamo che sia in Australia, perché vorrebbe dire essere tornati tutti a una normalità. Sì, dai. Sì. Comunque segnato, abbiamo detto 21 marzo? Marzo, sì. Segnato, sì. Vanzini, tieniti liberi. Mancano 98 giorni, no, countdown. Sta facendo il countdown, è peggio di te, Fulvio, facciamo col Natale. Facciamo 98, domani ci sentiamo, 97, sì, 96. Certo, Peggio di uno stalker. Carlo Vanzini, Sky Sport Formula 1, oggi seguiremo qui in diretta su RTL 102.5, proprio in contemporanea, la tua cronaca sulla partenza. Grazie per questa stagione e ci risentiamo alla prossima. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, alle 2:10 il via, ne approfitto. Ciao. Buon Natale a tutti. Buon Natale anche a te, un bacio, ciao Carlo. Come ogni domenica questa sera sulla 7 alle 20:35 torna l'appuntamento con Non è l'Arena. Parliamo delle anticipazioni di ospiti e argomenti insieme a Massimo Giletti. Buongiorno Massimo. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Beh, certo, fa un po' effetto sentire la Merkel chiedere un lockdown duro e noi invece ritornare alle regioni gialle, così, ecco, la riflessione ve la lascio. Non può essere una cosa strana, no? È qualcosa che non mi torna. Si era detto infatti tanto tempo fa, chiudiamo un po' perché così si apre tutto poi a dicembre, poi si richiude a gennaio. Ecco, questo andare e tornare non credo sia intelligente. Massimo, veniamo alla trasmissione. Questa sera, allora, continua ancora un po' il dibattito tra governo e regioni, la sanità non ne parliamo, il vaccino sembra in arrivo. Di che si parlerà a Non è l'Arena questa sera? Beh, sai, la sanità è un vero mercato per la camorra, 'ndrangheta. C'è un ospedale, per esempio, in campagna, San Giovanni Bosco, che viene definito addirittura dal procuratore capo Melillo una sorta di sede sociale del clan. Ecco, finché non riusciremo a capire che purtroppo la sanità, che attrae decine e decine di miliardi nel nostro paese, attrae la criminalità, e se facciamo finta ancora una volta, anche adesso, di guardare da un'altra parte, non risolveremo nulla. Quindi noi continueremo le nostre inchieste proprio su questo settore, su questo mondo, e poi, come sempre, andremo anche sul caso genovese, perché ci sono delle novità anche lì. Novità, avrete qualche testimonianza esclusiva nelle ultime settimane? Avete lavorato davvero tanto su questo? Guarda, io non riesco più a capire vittime e carnefice, nel senso che è chiaro che quando esce una cosa, un po' Me Too, no? Vi ricordate che furono pochissime, sì, all'inizio, da una donna a denunciare, poi si sono aggregate molte altre. Questa sera vi faremo ascoltare una terza ragazza che sostiene di essere stata violentata a Milano da genovese, ecco, e continua, a parte che ci sarà in collegamento Leali, che ha ricevuto un avviso di garanzia, lo stretto braccio destro di genovese che si trova a Bali, avviso di garanzia per spaccio e quindi detenzione di droga. È un mondo molto particolare che però fa parte del nostro paese. Certo. Massimo, in bocca al lupo per questa sera, 20:35, Non è l'Arena sulla 7, poi venerdì prossimo tra le 8 e le 9 torni con Giletti 102.5 subito dopo uno Stop News. Se Luigi mi vuole vengo. Ma certo che ti vuole. Buona domenica. Passo, grazie a voi. Ciao. Tutti. E adesso le anticipazioni dell'indignato speciale, tra pochi minuti, Fulvio. Allo 02 25 15 15 vi aspettiamo, cominciate a chiamare da subito. Alcuni dei temi che abbiamo affrontato, come ovvio, in Non Stop News da questa mattina, sin dalle 6, la vicenda vaccini,
tanto per cominciare, ce ne occupammo qualche settimana fa chiedendo a che punto fosse l'affidarsi o meno all'idea di un vaccino. Poi sapete quello che è accaduto in Gran Bretagna prima, Stati Uniti nelle ultime 48 ore. Quindi su questo, allo 02 25 15 15, ma anche il nostro rapporto con le regole. Si torna oggi in 4 regioni in zona gialla e quindi lo shopping. Le polemiche sono partite ieri, che ne pensate? E ancora 02 25 15 15. I protagonisti siete voi. Era il 1985, per gli appassionati di videogiochi usciva Super Mario Bros, uno di quei giochi che poi anche chi non ha mai utilizzato una console ha comunque conosciuto nella sua vita. Chiudiamo così la puntata. Di quale console parliamo? Della non c'era ancora Sega? La PlayStation la Nintendo, il papà della Wii, che poi è stato un fenomeno globale, e il nonno. Adesso sono usciti insomma diversi modelli, sento la Switch, ne sento tantissime, beati i ragazzi. Guardate, vi ascolterei per ore ma non c'è tempo. Luigi Santarelli da Roma, grazie. Fulvio Giuliani, Barbara Sala ma da Barbara, Milano. Barbara, l'emozione di stare vicino a te, ma lo so, la rifacciamo sabato prossimo.